C'è una prova qui. È acceso qua il telecomando? Dove devo... Allora, questo qui è la... Ah, quindi deve stare qui, ok, va bene. Ok. Se spengo qua, va bene così, no? Va bene, Così si vede. Sì. L'accendo. Bom. Accendo. Per me va bene, secondo me è meglio così, secondo me, però vedete voi. Va bene. Va bene, Non c'è ok. stato il Bene, allora sono contento di essere qui con voi e desidero anche portarvi i saluti della chiesa di Fontanellato. E da tanto tempo, cioè, sono abituati alle mie uscite ormai e mi dicono dovunque vai porta i nostri fraterni saluti e quindi vi salutano nel Signore. Allora, per questo incontro e per l'incontro che avremo domani, se il Signore vuole, vedremo questo argomento. L'argomento che è molto importante. So che c'è qualcuno qui anche che per la prima volta entra in una comunità evangelica. Quindi cercherò anche di dire qualcosa a te, che sei qui magari per la prima volta, che tante cose non le conosci per il semplice fatto che magari una Bibbia non l'hai mai aperta. Le sette trappole da cui la Chiesa del Signore Gesù deve guardarsi. Sono trappole che noi incontriamo nella parola di Dio, che incontriamo nella Bibbia e soprattutto le incontriamo in due capitoli che voglio vedere con voi, anche se non tutto stasera, capitoli 2 e 3 del libro dell'Apocalisse. Allora, apriamo la Bibbia. Poi ci sono tanti altri brani che leggeremo, ma li farò leggere a voi, anche per cercare di tenervi svegli. Allora, di che cosa ci parlano questi due capitoli? Capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse. Ci parlano di sette comunità, di sette chiese antiche. Sette chiese che esistevano 2000 anni fa, sette chiese che avevano una storia, che avevano una vita vissuta, sette chiese che erano distinte le une dalle altre, eppure sette chiese che sono estremamente attuali oggi. Sappiamo che la Bibbia, anche se è stata scritta nell'arco di 3500 anni circa, è di un'attualità straordinaria, veramente straordinaria. Allora, per vedere quali sono queste sette trappole, naturalmente non faremo uno studio approfondito, esegetico su tutte queste sette lettere, ma ci focalizzeremo soprattutto sul rimprovero che Gesù in persona rivolge a queste comunità. Soltanto due di queste sette ricevono solo elogi. E una di queste sette riceve solo rimproveri. Vedremo quali sono queste comunità. Ma i rimproveri che il Signore Gesù rivolge o ha rivolto a queste sette comunità 2000 anni fa, sono rimproveri che può fare a noi individualmente? Che può fare a noi collettivamente come comunità? Nel vedere queste trappole tracceremo però anche la carta d'identità di un reale cristiano. Noi siamo in un paese che è definito cristiano, ma sappiamo che la parola cristiano nella sua etimologia vuol dire seguace di Cristo. Cioè non significa nascere in una nazione piuttosto che in un'altra, ma significa essere seguaci
di Cristo. Esattamente che come chi è buddista è seguace di Buddha, è seguace del suo maestro. O chi segue il confucianesimo è seguace di Confucio. E via dicendo, il musulmano è seguace di Maometto. Un cristiano è seguace di Cristo. Allora, come si distingue un seguace di Cristo? Nel vedere queste sette trappole tracceremo anche sette qualità che riguardano un vero cristiano. Allora, iniziamo questa carrellata. Apocalisse capitolo 2, leggiamo soltanto il versetto 4. Chi è che vuole leggere? Apocalisse 2, 4. Grazie. Allora, secondo voi, qual è questa trappola? Ah, perché è già scritta qui, però. Spegni, sì. Allora, se noi leggiamo il versetto 4. Io ho qualcosa contro di te. Tu hai abbandonato il tuo primo amore. Allora, questa prima trappola qual è? L'abbandono del primo amore. Lo dice chiaramente il testo. Ora, che cosa significa abbandonare il primo amore? Che cosa significa? Tante volte, personalmente, non so voi, ho sentito dire, ma abbandonare il primo amore vuol dire non avere la stessa passione di prima. Cioè, quando una persona... Prima mi raccontava un po' la sua testimonianza, mi sfugge il nome, scusami. È bravo, è la mia memoria, vedi che sto diventando vecchio. Però prima mi raccontava la sua testimonianza e mi diceva che quando si era convertito al Signore sentivo un fuoco dentro, no? Sentivo una passione veramente forte. E questa passione vorremmo sperimentarla sempre, no? Quando noi abbiamo incontrato Cristo, quando noi abbiamo capito chi era il Signore Gesù, chi è il Signore Gesù e chi siamo noi, e che il Signore ci ha strappati da una condanna eterna, che il Signore ci ha dato la vita, noi che eravamo dei condannati a morte, che non meritavamo nulla se non l'ira di Dio. Questa è l'unica cosa che l'uomo merita, l'ira di Dio. Ma il Signore che è morto, che è risuscitato per noi, che passione avevamo quando abbiamo incontrato il Signore? Magari appena noi uscivamo di casa parlavamo di Cristo a tutti. Io personalmente mi sono convertito all'età di 11 anni e con i miei compagni di scuola ho iniziato subito a testimoniare, e quello fu uno dei motivi, se non il motivo principale, per cui per 3 anni sono stato vittima di bullismo. Perché testimoniavo agli altri della mia fede. La passione. E allora si dice, abbandonare il primo amore vuol dire che non ho la stessa passione di quando mi sono convertito 20, 30, 40 anni fa. Allora, non soltanto personalmente, ma credo che biblicamente parlando non sia questo il reale significato. Abbandonare il primo amore non vuol dire non avere lo stesso amore della conversione, di quando ho incontrato Cristo. Abbandonare il primo amore significa non tenere più il Signore nell'unico posto che gli compete, che è il primo, il posto primario. Tutta la nostra vita ruota intorno al Signore, tutta la nostra vita. Se io dico che l'amore primario, il primo amore, è l'amore della conversione, non ci siamo per un semplice motivo: l'amore di Dio è un amore dinamico, è un amore che cresce costantemente. E un esempio, lo sapete dove ce l'avete? Nel matrimonio. Se io a voi sposati, ma posso anche parlare ai fidanzati, voi amate la vostra moglie, voi amate anche la vostra fidanzata, magari siete fidanzati da 1 anno e mezzo, 2, nello stesso modo, meno o di più di quando avete conosciuto vostra moglie, vostro marito, il vostro fidanzato, la vostra fidanzata.
che cosa mi rispondereste? Di più, se le cose vanno bene, se tutto è nella norma, se ci sono dei problemi, forse la risposta sarebbe diversa. Quindi, allora, se io dico a mia moglie, no, io sono sposato da 18 anni, se io dico a mia moglie, guarda Sara, mia moglie si chiama Sara, io ti amo esattamente con la stessa intensità di quanto ti ho conosciuto. Detto così può anche suonare bene, detto così. Ma se poi uno ci pensa realmente a questa frase, dice, ma insomma siamo 18 anni sposati, non è possibile che il tuo amore sia cresciuto un po' di più rispetto a quando ci siamo sposati nel 2001? Figuriamoci se ti dico no, non ti amo meno, lì proprio, è proprio la catastrofe. La normalità è io ti amo molto di più, ma è veramente così. Cioè non è l'essere sentimentali o l'essere romantici o perché io guardo Beautiful alla TV. Beautiful, meglio parlare di altro, va. Ma per il fatto che la parola di Dio ci insegna un amore che è crescente, un amore che è dinamico, un amore che si sviluppa giorno per giorno. L'amore che Dio mostra all'uomo sempre quello è perché è perfetto. Non può né crescere né diminuire, perché è perfetto, già di suo. Ma il nostro amore per il Signore, se io sono convertito da un anno, da 10, da 20, da 30, deve essere proporzionale. Quindi Efeso, non abbiamo letto i versetti precedenti, ma se noi andassimo a leggere i versetti precedenti, scopriremmo che Efeso era una chiesa costante, Efeso era una chiesa fedele, Efeso era una chiesa attaccata alla parola, Efeso era una chiesa che soffriva per il Signore. Cioè non era una chiesa che noi potremmo definire carnale, cioè non era Corinto, tanto per fare un esempio, no? Era una chiesa che all'apparenza tutti noi avremmo detto, magari fosse così. Il problema di immaginarci se le nostre comunità fossero tutte Efeso. Ah, che bello, che bellezza. Che bellezza. Ma chi era l'unico che però poteva dire tu hai abbandonato il primo amore? Solo il Signore. Noi non l'avremmo potuto dire. Perché noi ci fermiamo fino ad un certo punto, fratelli e sorelle. Noi ci fermiamo all'apparenza. Ma il cuore lo conosce perfettamente solo il Signore. Allora guardiamo qualche brano a proposito dell'amore. Un bellissimo brano l'abbiamo qui in Colossesi 1:15. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui, si parla di Cristo qui, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quindi per mezzo di Cristo e per Lui sono state create. Egli è prima di ogni cosa. È prima di ogni cosa. E tutte le cose sussistono in Lui. E Paolo poi spiega il perché di tutto questo ragionamento per dire che Cristo deve avere il primato. Allora, la prima trappola, l'abbandono del primo amore. Io faccio le cose, frequento, testimonio, evangelizzo, suono la batteria, suono la tastiera, parlo alle persone del Signore, perché lo fai? Tu sei presente qui questa sera, perché ci sei? Per ascoltare me? O sei qui per il Signore? Perché facciamo le cose? Tante volte noi ci basiamo su quello che uno fa, un fratello, una sorella, e il nostro metodo di valutazione della spiritualità, della maturità di un figlio di Dio è lui fa tante cose, perciò è spirituale, perciò è fedele. Non è detto. Non è detto. La sentenza la dà solo il Signore. Efeso faceva tante cose, tante,
ma aveva abbandonato il primo amore. Gesù non era più al primo posto della vita di questa comunità. Questa è una trappola, miei cari, che è veramente molto, molto seria. Prima Giovanni 4, 18, 19, anche se è scritto qui, chi è che me lo vuole leggere questo brano? Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non, non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per prima. Ok, allora che cos'è che comprendete da questo brano? Adesso faccio parlare voi. È un brano che ci parla dell'amore, no? Che primato vedete qui? Vedete? La certezza della salvezza. Sì, è un'applicazione. Amiamo perché Dio ci ama. Ok, qual è la parolina che vorrei che voi sottolineaste qua? Che ci ha amati? Per primo. Per primo. Quindi questo che cosa vuol dire? Che Dio... Per Dio noi abbiamo assunto un ruolo primario. Lui ci ha amati per primo, Lui ci ha cercati per primo. Se Lui non ci cercava, noi non saremmo qua. Noi saremmo da un'altra parte. Questa è la bellezza che abbiamo in questo brano. Qui Giovanni ci dice, nell'amore non c'è la paura, non esiste la paura. Perché io ho paura quando ho paura di un castigo. Io non sono tranquillo quando so di vivere in un modo sbagliato. Lo so. E lo so sia da credente, ma lo so anche da non credente che non sto vivendo bene. Perché Dio mi ha dato una coscienza. E questa coscienza mi accusa. Quando sbaglio, quando commetto il peccato. Lo so. Io ho paura. Non sono tranquillo nell'animo. Quando la mia condotta non è una condotta che a Dio piace. Mentre invece, se per me il Signore è al primo posto della mia vita, non ho timore di nulla. E uno dei motivi per cui io devo tenerlo al primo posto è perché Lui ha fatto lo stesso per me. Ma chi gliel'ha fatto al Signore Gesù di lasciare la gloria eterna per incarnarsi in un uomo, per incarnarsi in un servo e per soffrire tutto quello che noi sappiamo perfettamente che ha sofferto. Ma chi gliel'ha fatto fare? Ma chi gliel'ha fatto fare? Tra l'altro, non per delle persone buone, ci dirà Paolo ai Romani, non per delle persone giuste. Perché Paolo dice, ma forse... Per un uomo da bene, per un uomo giusto, qualcuno ardirebbe morire. Se lo merita, è una brava persona, ha fatto tante buone cose, mi sacrifico. E già questo. Ma Gesù è morto per noi, che eravamo dei criminali. Sappiamo che davanti a Dio, indipendentemente da quello che io ho fatto nella mia vita, sono perduto. Sono perduto, ma Dio mi dà la soluzione. Dio mi dà la soluzione a questo problema che io non posso risolvere. Dio ha dato suo figlio, non ha dato un angelo, ha dato suo figlio per ciascuno di noi. Il suo sangue ci purifica da ogni peccato. La straordinarietà, la bellezza di appartenere veramente al Signore Gesù. Adesso non ve lo metto il brano, lo andiamo a cercare, così almeno. Deuteronomio 6, 4, 5. Il tema dell'amore sappiamo che ricopre tutta la scrittura, tutta. Deuteronomio 6, 4, 5. Amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e
Grazie, bellissimo qui. Come lo commentereste questo brano? Che spiegazione gli dareste? Quindi se lo pretendono i coniugi, tanto più il Signore. Qui abbiamo, se notate, vengono prese tre sfere della nostra vita. Si parla del cuore, la sete delle emozioni. Si parla dell'anima, il simbolo della vita, cioè tutta la nostra vita. E le nostre forze, ovvero il nostro fisico. Abbiamo tutta la persona dell'uomo contemplata in questo brano. Pertanto il Signore sta comandando di amarlo a livello sentimentale, ma non il sentimentalismo, a livello di quei sentimenti spirituali che produce lo Spirito Santo. A livello di sentimento, a livello di vita, una vita che lo adora, una vita che lo serve, e a livello di fisico, le forze. Pensate che quando si parla di adorazione, quando noi parliamo di adorazione nella scrittura, il primo elemento del nostro essere umano che è coinvolto è il nostro corpo. Non lo facciamo mai. Ma quando noi ci incontriamo per adorare il Signore, dovremmo stare tutti in ginocchio. Non soltanto in ginocchio, ma proprio prostrati a terra. Quello è l'atteggiamento dell'adorazione. Quello. Dove il mio naso tocca terra, tocca il pavimento. Per quale motivo Dio ha comandato un simile atteggiamento? Perché quando io mi prosto a terra, io sto lanciando due messaggi, sto trasmettendo due messaggi. Il primo messaggio è che io sono consapevole della mia bassezza. Anche se sono un figlio di Dio, perché figlio di Dio si diventa e non si nasce, anche da figlio di Dio, però sono consapevole di chi sono. Un salvato per grazia. Un tizzone scampato dal fuoco. Ma nello stesso tempo sono anche consapevole di chi è Lui. La doppia consapevolezza. Ecco perché Dio ha comandato la postazione. E state certi di una cosa, che quando noi ci incontreremo con il Signore non staremo in piedi, saremo postrati. Filippesi capitolo 2 dice che giungerà il tempo in cui ogni ginocchio, sia un ginocchio credente e sia il ginocchio del non credente, ma tutti si dovranno inginocchiare davanti al Signore e riconoscerlo come tale, alla gloria di Dio Padre, tutti quanti. Per un figlio di Dio sarà motivo di gioia questo, ma per chi non ha creduto, un momento tragico. Nel Salmo 31 versetto 23 dice il salmista: amate il Signore voi tutti i suoi santi, il Signore preserva i fedeli ma punisce con rigore chi agisce con orgoglio. Allora è interessante che in questo brano l'amore è legato all'essere fedeli a Dio. Non è un'esortazione rivolta a tutti indistintamente, ma è un'esortazione rivolta a una categoria di persone, i santi. Chi sono i santi? Secondo la parola, i santi sono tutti coloro che Cristo ha santificato, cioè ha separato
da questo sistema mondo, ovvero tutti coloro che hanno realmente e veramente creduto. Certo, nel contesto qui sono ebrei, sono santi ebrei, ma questo è un principio che possiamo prendere anche per la Chiesa del Signore Gesù. Noi abbiamo il privilegio di amare Dio. Non è un dovere. Non è un dovere. Quando noi ci innamoriamo di una persona, nessuno ci ha comandato di innamorarci di quella persona. È un sentimento che è nato, giusto? È un sentimento che è nato. Mi sono innamorato di mia moglie, ma nessuno mi ha detto ti devi innamorare di Sara. È un sentimento che è nato, spontaneo. Quando noi ci convertiamo a Cristo, questo sentimento nasce spontaneo. E abbiamo detto che è un sentimento che cresce nel tempo. Pertanto amare Dio è un privilegio, non è mai un dovere. Esattamente come per Dio, amarci non è un dovere, ma è un privilegio. Qualcosa di veramente molto, molto bello. Allora, visto che ci sono 7 trappole da vedere, perdonatemi se andrò, se qualche slide la salto, però non, altrimenti non ce la facciamo. Qui sono le lezioni che abbiamo già visto, Cristo è il primato, noi siamo risultati preziosi per Dio, amare Dio con tutto noi stessi, Deuteronomio, amare Dio è prerogativa dei santi, e qui vediamo qualche altro versetto sulla dimostrazione dell'amore. Cioè, come possiamo noi dimostrare di amare Dio? Come possiamo? Allora, per chi ha dei figli, io ho 2 figli, femmina e maschio, se ai vostri figli dite, vai a prendermi, che ne so, una bocca d'acqua, faccio per dire, no? E il vostro figlio dice, vai a prendertela te. Non so, qualche volta è capitato? O solo a casa mia succede? Vai a prendertela, non ce n'ho voglia. E va bene, e questo è un esempio banale, ma per dire, cioè un atteggiamento ripetuto di disobbedienza. Poi arriva mio figlio, mia figlia mi dice, oh papà quanto ti voglio bene. Sì, però ci fosse una volta che mi ubbidisci, però, ma una. Allora, noi potremmo dire che questo figlio o questa figlia ama veramente i suoi genitori. Forse qualche dubbio ce l'avrei. Vedete, nella scrittura non cambia assolutamente niente. Assolutamente. La dimostrazione dell'amore per Dio è sempre l'ubbidienza. Signore, quanto ti voglio bene, però la mia vita la gestisco io, eh? Io vivo come ne ho voglia, tu non mi devi dire niente, però ti voglio tanto bene. Questo è un Dio che ci siamo creati a nostra immagine. Questo è un Dio che ci siamo costruiti noi, ma non è il Dio della Bibbia. Infatti che cosa dice il Salmo 97? Voi che amate il Signore, odiate il male. Egli custodisce le anime dei suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi. Guardate la contrapposizione. Amore, odio. Ricordatevi sempre di questo principio. Non può esistere amore senza odio. Amore e odio, che per noi sono 2 sentimenti contrastanti, per Dio sono 2 sentimenti uniti. Non so spiegarvi questo, ma nella parola leggiamo così. L'amore e l'odio, si parla dell'amore di Dio, si parla dell'odio di Dio anche, ma però dell'odio di Dio non ne parliamo quasi mai, chissà perché. Ci piace di più l'amore. Ma la scrittura parla anche dell'odio di Dio. Ma per lui amore e odio sono amalgamati, per noi sono 2 sentimenti contrastanti. Allora, qui che cosa dice il salmista? Voi che amate Dio, cosa dovete fare? Odiare il peccato. Cioè, odiare tutto ciò che va contro di Lui.
Non c'entra quello che dice la nostra società, quello che dice la nostra cultura. 50 anni fa la nostra società diceva delle cose e a distanza di 50 anni adesso la società ne dice diverse, ne dice altre. La società è un continuo cambiamento. Ciò che prima era vero adesso magari è falso, ciò che prima era falso adesso è vero. È un continuo cambiamento. Noi non possiamo stare a quella che è la moda della nostra società. Perché come ci dice la parola di Dio, è la parola di Dio ad essere immutabile e eterna. Quindi tutto ciò che va contro il Signore, che va contro la sua parola, che va contro ciò che è scritto nella Bibbia, siamo chiamati anche noi a fare la stessa cosa. Odiare il peccato, non a vivere come vogliamo, non a vivere secondo i nostri canoni. Anche Gesù, in Giovanni 14,15, dice: se voi mi amate, se voi dite di amarmi, osserverete i miei comandamenti. Ma quanti si definiscono cristiani oggi? Ma quanti? C'è un detto che a me non è noto, si dice, ma penso anche nel sud, io sono un cristiano, mica un animale. Per dire, sono un essere umano. Ma hai capito bene che cosa vuol dire essere cristiano? Se voi mi amate, dice Gesù, osserverete i miei comandamenti. Ubbidirete a quello che vi dico. In un modo del tutto spontaneo. Perché ciò che il Signore ci dice è sempre per il nostro bene. Chi è che legge prima Giovanni 2, 15, 17? Grazie. Vedete chi dobbiamo amare? Giovanni dice che le sue lettere sono taglienti come delle lame di rasoio, perché noi di Giovanni abbiamo l'immagine di quel giovane che è appoggiato sul petto del Signore Gesù, ma Giovanni è forse l'apostolo più tagliente, addirittura forse più dell'apostolo Paolo. Nelle sue lettere spezza le gambe, le spezza. È un continuo lui dire: se tu dici ma non fai, se tu dici di amare ma non ubbidisci, se tu dici di conoscere Dio ma odi tuo fratello, sei un bugiardo. Punto, fine della discussione. Non c'è da aggiungere altro. Qui Giovanni dice: non devi amare il mondo, inteso come sistema chiaramente, cioè quello che il mondo offre, né le cose che sono nel mondo. Che cos'è che c'è nel mondo? C'è corruzione. C'è falsità, c'è avarizia, c'è il matrimonio è stato capovolto come un calzino, c'è perversione. E tutti questi messaggi vengono passati come normalità. Come normalità. L'omosessualità è normale. Io posso vivere la mia sessualità come voglio. Nessuno mi deve dire nulla, per non parlare del resto. Si uccide per un parcheggio, si uccide per un parcheggio, perché io ho rubato il parcheggio di un altro, e allora ti ammazzo. Cioè, non più andiamo avanti e più veramente c'è da prendere spavento. Tutto ciò che è nel mondo, dice Giovanni, la concupiscenza della carne, quindi le nostre passioni, la concupiscenza degli occhi, quello che noi guardiamo, e la superbia della vita, cioè essere o pretendere di essere ciò che non siamo, superbia, non viene dal Padre ma dal mondo. Questo è il meccanismo che poi ci porta a peccare. Se noi parliamo, ad esempio,
della fedeltà che dobbiamo mostrare, che siamo chiamati a mostrare nei confronti del nostro coniuge, non riguarda semplicemente l'atto fisico. Cioè, io non ho mai tradito mia moglie, fisicamente parlando. Ma un giorno il Signore, e lo sa perfettamente il Signore, e hai guardato forse qualche altra donna per appetirla? Non ti sarai unito sessualmente a quella donna, ma l'hai guardato con un occhio passionale? Che cosa dice Gesù? Che chiunque guarda una donna per appetirla è un adultero. Non lo dico io, lo dice Gesù. La concupiscenza degli occhi, che cosa guardiamo? Allora, come si suol dire, il Signore ci ha dato gli occhi per guardare, certo, certo, ma è come usiamo i nostri occhi. Come li usiamo? Dove sono orientati i nostri occhi? I nostri occhi sono soltanto per mia moglie, i miei occhi sono solo per mio marito? Se parliamo dell'argomento sessualità, potremmo parlare di altro. I miei occhi guardano il denaro con cupidigia, cioè a volerne sempre di più, sempre di più, sempre di più, e quindi si perde di vista quello che è il reale valore del denaro, cioè quello di vivere in questo mondo, ma non quello di innalzarlo al rango di Dio, come è per tanti. E potremmo andare avanti con gli esempi. Giovanni ci dice che il mondo passa con la sua concupiscenza. Tutto quello che noi vediamo qua non ci sarà più. Arriverà il momento che non ci sarà più. Ma chi fa la volontà di Dio, chi ubbidisce al Signore per amore, non per costrizione, per amore, rimane in eterno. Quindi odiare il peccato. Possiamo dimostrare di amare Dio solo ubbidendo alla sua parola. Non si può amare il mondo, non intendo le persone, siamo chiamati ad amare il nostro prossimo, vorrei precisarlo questo. Ma non dobbiamo amare ciò che questo mondo ci offre, è una cosa diversa. E andare controcorrente, non l'ho letto questo brano, quel brano che dice poiché l'iniquità aumenterà e l'amore dei più si raffredderà. Purtroppo un segno degli ultimi tempi è questo raffreddamento dell'amore nei confronti di Dio, che è un aspetto purtroppo preoccupante. Andiamo alla seconda trappola e quindi andiamo a Smirne. Chi vuole leggere? Sempre Apocalisse 2, versetti 9 fino al versetto 10. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele sino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Grazie mille. Smirne non cadde in questa trappola, ma è una trappola esistente. Ed è molto molto pericolosa, lo scoraggiamento. Smirne era sotto persecuzione, come tutte le chiese di allora. A quei tempi, se la memoria non mi inganna, c'era un certo imperatore Adriano che sterminava tutti i cristiani. Pensate, e questo è bellissimo perché l'ho scoperto mica da tanto, che dei 7 angeli che noi abbiamo in Apocalisse 2:3, cioè dei 7 responsabili di queste 7 chiese, su 6 non possiamo sapere il nome, ma su 1 sì. E sapete qual è?
è il vescovo di Smirne. Non è scritto nella Bibbia, ma è scritto negli archivi storici. Avete mai sentito parlare di un certo Policarpo, vescovo di Smirne? Il contesto storico è esattamente questo, perché Policarpo fu discepolo di Giovanni. E la testimonianza che diede quest'uomo fu una cosa impressionante. Policarpo, mentre stava passando l'imperatore, gridò in piedi, tutti erano prostrati davanti all'imperatore, stava passando sul suo carro reale. Policarpo rimase in piedi e gridò affinché l'imperatore sentisse: Gesù Cristo è Ocurios. Ocurios era il titolo greco che veniva dato solo all'imperatore. Perché dire Ocurios vuol dire tu sei il Signore. Adriano, tu sei il Signore. Policarpo disse: no, Adriano, Gesù Cristo è Ocurios. Adriano, questo imperatore, sentì queste parole, perché Policarpo le gridò, fece arrestare Policarpo e venne condannato al rogo. Quello che continuano a dire gli archivi storici, però, è una cosa che è difficile da credere. Però se noi crediamo a ciò che accade nel libro del profeta Daniele, possiamo credere anche a quello che accadde a questo personaggio. Non so dirvi se è vero, se non è vero, non ero presente. Però gli storici raccontano che il fuoco non consumava la carne di Policarpo. È stato necessario l'intervento di un soldato romano perché lo pugnalasse in modo tale che morisse. Questo è quello che ci viene raccontato. Sì, ce ne sono tanti martiri che sono morti così. Ce ne sono tantissimi, c'era Latimer, ad esempio in Inghilterra, Tyndall, William Tyndall. Ma Hus non sono riusciti a bruciarlo completamente, bruciato dai piedi fino allo storico. Ah, questo non lo sapevo. L'hanno dovuto, è morto alla fine, ma hanno ci hanno messo un po' insomma per ucciderlo, capito? Tutte le ossa l'hanno bruciato tutte. Sì, so che volevano proprio far scomparire il suo corpo proprio. Anche Tyndall, William Tyndall, colui che ha tradotto per la prima volta la Bibbia in inglese, anche lui venne bruciato al rogo. Tantissimi. Consideriamo soltanto che Maria la Sanguinaria, la figlia di Edoardo VIII, fece uccidere tantissimi cristiani al rogo, perché era purtroppo la condanna, la pena di morte stabilita per loro. E è interessante la testimonianza che avevo letto anche di un altro cristiano, adesso mi sfugge il nome, che era in prigione e il giorno della sua esecuzione lui cade per le scale e si rompe un piede, no? E allora c'era il carceriere lì che prende in giro questo credente e dice: pensa a te che grande Dio che hai. Cioè, oltre al fatto che adesso tra poco sarai bruciato a rogo, ti sei anche spezzato il piede, ti sei anche rotto il piede. Che grande Dio che hai. E glielo disse ovviamente in un modo beffardo. E questo credente rispose dicendo: io confido nel mio Dio. Queste furono le sue parole. Morale della favola: a motivo dell'incidente che ci fu nei confronti di questo cristiano, venne rimandata la sua esecuzione. Nel frattempo però Maria la Sanguinaria muore, subentra un altro sovrano e questo cristiano viene risparmiato. Uno dice: coincidenze? Certo, chi non crede in Dio tutto è una coincidenza, ma noi che crediamo nel Dio dei miracoli, questi sono miracoli, fratelli e sorelle. Ed è bello vedere come questa trappola, lo scoraggiamento, Smirne l'ha girata, l'ha superata. Però lo scoraggiamento può veramente avere degli effetti devastanti. Nel libro del Deuteronomio, non ce l'ho negli appunti, c'era una legge che diceva: se un soldato ha paura ad andare in battaglia, che cosa deve fare? Vi ricordate? Deve tornare a casa. Perché? Perché avrebbe scoraggiato gli altri.
Bravissimo, esattamente così. Esattamente così. Il fatto che tu non andrai in battaglia sarà un marchio di codarderia, ma piuttosto è meglio che tu stai a casa, piuttosto che andare in battaglia e scoraggiare gli altri, perché un esercito scoraggiato è già vinto in partenza. È come se io vado su un ring, mi trovo davanti un bestione alto 2 metri, boh, basta, con un pugno mi mette capò. Sono già perduto in partenza, ho già perso. Ed ecco perché anche nel sentire, c'è chi fa sport, no? Anche a livello agonistico, gli allenatori non ti diranno mai tu sei un perdente, ma ti diranno tu entrerai in campo e vincerai. Non ti dicono perderai, ti dicono vincerai, perché se già ti dicono che perderai, tu già parti sconfitto. È psicologia. Lo scoraggiamento cerca proprio di inquinare la nostra mente. Ma per chi è un figlio di Dio, lui crede nel Dio onnipotente, in colui che può tutto. Ma come possiamo essere scoraggiati? Eppure talvolta lo possiamo essere. Allora, non andiamo questa volta a leggere i brani perché purtroppo il tempo non l'abbiamo. Però uno, lo scoraggiamento può essere contagioso. Visto che ci sono le slide, magari a casa andate a leggervi questi brani. Numeri 32, versetto 7. Vi ricordate quando Giosuè e Caleb tornano dall'esplorazione di Canaan? Non c'erano soltanto loro, ma c'erano anche altre 10 spie. Erano in 12. Quando tornarono dalle esplorazioni, Giosuè e Caleb dissero: Dio ci darà questa terra, perché ce l'ha promessa. Ma cosa dissero le altre 10? Sarà impossibile. Perché abbiamo visto uomini che erano talmente alti che noi sembravamo delle cavallette. Non riusciremo mai. Non riusciremo mai. E questo loro scoraggiamento andò a contagiare tutto il popolo. Questo fu il motivo, o uno dei motivi, per cui Dio decretò che Israele girovagasse per il deserto per 40 anni. Lo scoraggiamento può essere contagioso. Certo. Sì, intervenite pure, anche se io parlo, però intervenite in modo tale che possiamo fare un incontro un po' più interattivo. Sì, lo scoraggiamento è perché si basa sulle nostre forze, certo. Ma lo scoraggiamento può derivare anche da fattori esterni, da fattori interni. Deuteronomio 28 ci dice che lo scoraggiamento produce paura, è un meccanismo anche qui pericoloso. E quando noi abbiamo paura, siamo fermi. Allora un conto è non sapere cosa fare, ma puntare a Dio, confidare nel Signore e poi Lui ci risponde. Ma un'altra cosa è essere atterriti dalla paura. Ed è quello che Satana vuole. Quello che di fermarci, di bloccarci nella nostra vita spirituale, nel nostro cammino per il Signore, per la paura. E quanti non si convertono perché hanno paura? Chissà che cosa mi diranno, i miei genitori, cosa dirà mio papà, cosa dirà mia mamma, cosa dirà mio fratello, mia sorella, cosa dirà la mia ragazza, cosa dirà il mio ragazzo? La paura. Però leggiamo nel libro dell'Apocalisse che i codardi non entrano nella Gerusalemme celeste. Lo scoraggiamento produce paura. Non solo, Proverbi 24:10 ci dice anche che lo scoraggiamento dimostra che abbiamo poca forza. Poca forza, lo leggo io molto, molto brevemente. Proverbi 24:10: se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Molto chiaro. I giorni dell'avversità arriveranno per tutti. Prima o poi arriveranno per tutti.
E la scrittura ci dice, se tu ti scoraggi, quando dovresti invece essere forte, guardando al Signore, dimostri di avere poca forza. Allora, fratelli e sorelle e amici, noi non siamo dei robot, siamo esseri di carne e sangue. Perché si è scoraggiato chi nella scrittura? Un nome, o qualche nome. Chi è che si è scoraggiato? Datan. Chi? Visto che stavi leggendo là, Datan. Datan. Ma è quello che si è ribellato a Mosè, dici? Quello più che altro è un ribelle, più che uno che si è scoraggiato. Cioè, parlo di uomini di Dio, eh? Uomini di Dio che si sono scoraggiati. Elia. Elia si è scoraggiato. Geremia si è scoraggiato. E poi chi anche? Eh? Sì, Pietro aveva paura. Pietro aveva paura. Talvolta lo scoraggiamento deriva anche dal fatto che noi ci aspettiamo da parte degli altri delle reazioni, ma queste reazioni non ci sono. E visto in tal senso, pensate, persino Gesù si scoraggiò. Vi ricordate al Getsemani? Che cos'è che disse il Signore ai tre discepoli che dovevano stare con lui, ma anche agli altri di conseguenza? Non siete stati capaci di vegliare con me nemmeno un'ora. Lì non vediamo un Gesù ottimista, vediamo un Gesù che era scoraggiato. Ma anche in altre circostanze Gesù dice: fino a quando dovrò sopportare questa generazione? Fino a quando? Giobbe. Potremmo andare avanti, eh? I discepoli. Discepoli, discepoli. Allora, vedete che lo scoraggiamento non è assolutamente da sottovalutare, eccettuato Gesù, che chiaramente il suo, se vogliamo definirlo, scoraggiamento era dovuto alla mancanza di fede, era dovuto al peccato, era dovuto al marciume che era intorno a lui, ma lo scoraggiamento di altri uomini di Dio l'hanno avuta. Questo certamente non è che ci giustifica, ma ci vuole insegnare che se sono caduti quegli uomini, possiamo cadere anche noi. Possiamo cadere anche noi. E purtroppo siamo scoraggiati quando il nostro occhio si sposta dal Signore e si basa sulla situazione che stiamo vedendo con i nostri occhi. A proposito di Elia, perché Elia si scoraggiò? Lui non sapeva che se... Sentivo una voce. Elia non sapeva che 7.000 ebrei non avevano rifiutato di inginocchiarsi davanti a Baal. Non lo sapeva. Elia si è scoraggiato perché innanzitutto ha avuto paura della minaccia di Jezabel. E non ha avuto quella fede in Dio che dice che serva. Perché dei conti. Pensava di essere solo. Pensava di essere solo. Pensava di essere rimasto solo. Esatto. La solitudine può veramente essere il motore dello scoraggiamento, l'origine dello scoraggiamento. Quando pensiamo di essere soli, ricordiamoci sempre, fratelli e sorelle, che noi non saremo mai soli. Per contro, perché c'è sempre l'altro risvolto della medaglia, possiamo essere circondati da centinaia di amici. Centinaia. Ma se noi stiamo camminando per la via del peccato, non c'è il Signore lì. E quindi siamo veramente soli. Capiamo? Se io percorro la strada del Signore, può non esserci nessuno con me, ma non sarò mai solo. Se io percorro la strada del peccato, possono essere in 100 con me, ma non c'è il Signore. Lì sono veramente solo. Io mi ricordo di tanti anni fa, mia figlia era piccola, in un supermercato c'era un bambino, aveva circa 6-7 anni, pieno di gente, e non trovava più il papà. Che cosa ha fatto questo bambino? Andava da tutti, dire: hai visto mio papà? E tutti gli dicevano: ma non so chi è tuo papà, non l'ho mai visto.
piangeva: dov'è il mio papà? Dove hai cercato? Dov'è il mio papà? Era disperato sto povero figlio. Disperato. Suo papà era a distanza di 50 metri. Non lo vedeva, c'era troppa gente. Quando suo papà l'ha visto, gli è andato incontro e lo ha abbracciato con tutte le sue forze. Che atteggiamento ha avuto quel fanciullo, quel bambino? E mi sono chiesto: Signore, ma in tutte le strade che io percorro, tu ci sei? O sei da un'altra parte? Perché Dio non potrà mai essere sul sentiero del peccato, mai. Lui ha promesso che non ci lascerà e non ci abbandonerà, ma nello stesso tempo ha anche promesso che lui sarà sempre laddove c'è la sua volontà, non dove c'è la nostra. Non dove c'è la nostra. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo? Il papà non è andato alla ricerca del figlio. È la grande differenza che abbiamo con le altre due parabole, pecora perduta e dramma perduta. Nella pecora perduta il pastore va alla ricerca della pecora. Nella dramma perduta la donna scaravolta la casa per trovare la dramma. Ma perché nella terza parabola il papà non va alla ricerca del figlio? Non so se ve lo siete mai chiesti questo. Ci saremmo aspettati di sì, no? Eppure rimane a casa. Perché nelle prime due parabole il Signore sta rivolgendo un messaggio veramente a chi non è un figlio di Dio. Dio va alla ricerca. Ma nella terza parabola ci sono due figli. È una chiave di lettura che vi propongo, eh? Ce ne possono essere diverse, ma questa è la chiave di lettura personalmente che preferisco. Io so cosa devo fare per tornare a Dio, se sono un reale nato di nuovo, se sono veramente un cristiano. Dio è là che mi aspetta, a braccia aperte, ma tu devi tornare. Devi prendere la strada del ritorno a casa. E si chiama ravvedimento. Ravvedimento. Combattere lo scoraggiamento in che modo? Ricordando le promesse del Signore. Possiamo essere scoraggiati, fratelli e sorelle, ripeto, non siamo dei robot, ma nel momento in cui noi siamo scoraggiati, siamo chiamati a guardare alle sue promesse. Efesini 3:13 ci dice che le nostre tribolazioni, cioè i momenti difficili che noi incontriamo, sono da vedere come una nostra gloria, non da mettersi le mani nei capelli. Quante volte Paolo avrebbe dovuto mettersi le mani nei capelli? Quante volte? Invece lui dice, Efesini 3:13, che leggo io, vi chiedo quindi di non scoraggiarvi, dice Paolo a Efeso, a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Ma non era forse Paolo che doveva scoraggiarsi? Con tutto quello che ha passato, in carcere, battuto, frustato, picchiato, per poi finire giustiziato. Ma non doveva scoraggiarsi lui. Invece Paolo dice, a voi Efesini, vi chiedo di non scoraggiarvi. A motivo delle tribolazioni che io soffro per voi. Cioè non siete voi che le state soffrendo, io le sto soffrendo. Perché esse sono la vostra gloria. Essere perseguitati, come era la chiesa di Smirne, fratelli e sorelle, per il Signore. Certo, per chi non crede è pazzia questo, ma per chi crede è un onore essere perseguitati per Cristo. Possiamo essere perseguitati fisicamente, possiamo essere perseguitati psicologicamente, moralmente, ma più tu mi dici di allontanarmi da Dio e più mi avvicinerò a Lui, perché è un onore per me essere provato, perseguitato per amore suo. Colossesi 3:21 ci dice che dobbiamo fare attenzione alla nostra condotta. Dice, interessante, è vero. A proposito dei figli e a proposito dello scoraggiamento,
Che cos'è che dice Paolo? Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggi. Cioè noi delle volte possiamo essere portatori di scoraggiamento. Portatori di scoraggiamento. Quando irritiamo, qui si parla dei figli, però noi possiamo irritare chiunque. Un nostro fratello, una nostra sorella in Cristo, anche un nostro amico. A motivo di un nostro comportamento lo irritiamo. E a motivo di questa irritazione c'è scoraggiamento. Quindi non soltanto stare attenti allo scoraggiamento, ma anche a non scoraggiare noi gli altri, come ricordavamo poc'anzi. E ultimo, chi è scoraggiato ha bisogno di conforto. Allora, in una chiesa locale, ma anche nel mondo, ci sono varie categorie di persone. C'è chi si comporta male volutamente, c'è colui che è debole e c'è colui che è scoraggiato. In che modo dobbiamo comportarci? Dobbiamo comportarci a seconda del tipo di persona che abbiamo davanti. Allora, chi è scoraggiato non ha bisogno di due sberloni. Chi è scoraggiato ha bisogno di conforto. E l'unico conforto che noi possiamo dare a chi è scoraggiato è portare la parola di Dio. Se abbiamo un amico che non crede nel Signore ed è scoraggiato per mille motivi, possiamo moltiplicare le nostre parole all'ennesima potenza, ma non sortiranno nessun effetto. Quello che noi siamo chiamati invece a fare è presentare Cristo. Presentare Lui. Ecco la soluzione, ecco la chiave per uscire dal tuo scoraggiamento. Omar, penso che potrai finire qua. Perché dopo c'è una terza trappola ancora. Se volete posso andare avanti, ma non so quanto tempo è passato, ma penso un'oretta ormai sì. Quindi possiamo finire qua questa prima parte. Mi prenderai un'altra volta... Così ritornerai di nuovo. Bene, dipende fino a che punto arriviamo domani. Ok, comunque concludo dicendo questo. Non sottovalutiamo queste trappole, perché sono trappole mortali. Mortali, cioè sono trappole che bloccano la nostra vita spirituale. Non sottovalutiamole. Andiamo al Signore, andiamo alla Sua parola, perché lì abbiamo la soluzione per superare queste trappole e per vincere queste trappole. La mancanza del primo amore non deve esistere nella nostra vita. Cristo al primo posto, Gesù al primo posto, Dio al primo posto. E la seconda trappola, lo scoraggiamento. Non facciamoci scoraggiare da quello che ci dicono gli altri, non facciamoci scoraggiare dalle pressioni esterne, interne. Andiamo avanti guardando al Signore. E se tu sei qui che ancora non hai creduto nel Signore Gesù, guarda a Lui, guarda a colui che è morto ed è risuscitato per te, per darti la vita. Domani tu non sai se ci sarai ancora, è inutile toccare ferro, è inutile. Nella mia vita aziendale di lavoro ho visto la morte di 3 miei colleghi e non avevano 90 anni. Una morì a 21 anni, un'emorragia cerebrale, e altri 2 miei colleghi, infarto. Uno aveva 30 anni e l'altro 50. Da oggi al domani, anzi, possiamo dire da adesso a 2 minuti. La vita non ci appartiene. Dio ti dà ancora questa opportunità di ascoltare la Sua parola e di credere in colui che è morto ed è risuscitato per te. Che al Signore vada la gloria e che veramente che la nostra vita possa essere una vita di ubbidienza e di fedeltà a Lui. Amen.